Restiamo in Lombardia e torniamo alla conferenza stampa di ieri su un bilancio dei primi 100 giorni di governo lombardo. Andiamo a sentire dunque una sintesi dell'intervento del Presidente Maroni per quanto riguarda le tematiche sportive, rapporti col territorio e le misure prese per il Mantovano colpito dal terremoto. Cultura e sport di nuovo protagonisti. 10 milioni abbiamo investito per i grandi eventi, gli impianti sportivi e la riqualificazione dei rifugi alpini. 6 milioni per riqualificare gli impianti di risalita e le piste da sci e infine interventi per la promozione dello spettacolo e la ristrutturazione delle sale cinematografiche per altri 6 milioni di euro. La Lombardia per i territori, un impegno forte per i negozi di quartiere e i centri storici, un impegno forte per le zone colpite dal terremoto, Mantova, un impegno forte per il territorio. Sul primo punto, lo sapete, è stata approvata all'unanimità, e ringrazio l'assessore Cavalli per il lavoro straordinario che ha fatto, la cosiddetta moratoria era un punto del programma che abbiamo realizzato che prevede la sospensione fino al 31 dicembre di nuove autorizzazioni e l'apertura di nuovi centri commerciali e l'ampliamento di quelli esistenti. Questa moratoria ci consentirà di fare una valutazione della situazione in Lombardia e del rapporto tra i piccoli negozi, i centri storici, i negozi di vicinato e le grandi strutture di vendita. La Lombardia non è ostile alle grandi strutture di vendita, naturalmente, però noi vogliamo garantire il giusto equilibrio tra il piccolo imprenditore e il piccolo commerciante che non deve essere penalizzato o addirittura cancellata la sua azienda per l'apertura di un grande centro commerciale. Servono entrambe le strutture, ma con un equilibrio. Mantova, siamo intervenuti subito, abbiamo fatto 3 incontri con i sindaci, uno qua e 2 a Mantova. Ogni mese torneremo a Mantova ad incontrare i sindaci per sentire le loro richieste e per dare risposte concrete. Su questo terreno voglio ringraziare gli assessori Favo e Bubarelli per l'impegno costante che hanno e che ha portato a questi risultati concreti.